Tre punti molto importanti per il Lecco di Foschi contro il Renate in trasferta, vittoria che sa di piazzamento playoff per, vabbè, piazzamento playoff ormai centrato perché a due gare dal termine Lecco è già ai playoff, però certamente per arrivare quarto, terzo, chissà, addirittura anche secondo in classifica perché ad oggi c'è questa possibilità, ecco. Sicuramente il Lecco ha delle ottime carte da giocare in questo posticipo, una vittoria, devo dire, meritata, una squadra ben messa in campo, molto intensa, certamente ostica da affrontare Renate, però non dico privo di idee, però negli ultimi metri un pochino troppo poco incisivo, poco concludente, al di là poi del parapiglia nei minuti finali, dove è normale che con il Lecco che si abbassa, qualche pericolo su calcio piazzato lo puoi creare, però nell'arco dei 90 minuti, al di là del colpo di testa di Baldassin, ho visto Renate poco, poco pericoloso, e questo certamente, è un problema se vogliamo, in ottica anche il raggiungimento dei playoff, perché ad oggi Renate è a quota 49 punti, ottavo in classifica, a tre gare al termine. Ha più due sulla Pergolettese che è fuori dalla zona playoff, per cui non ha ancora centrato il playoff e dovrebbe anche cercare di lottare per arrivare il più in alto possibile. Diciamo che comunque il primo turno lo giocherà molto probabilmente, però comunque vedremo dove arriverà il Renate di Dossena in queste ultime gare. Lecco che invece sta alla quota 58 e si avvicina notevolmente alle prime posizioni, difficilmente riuscirà a recuperare la Feralpi, anzi 7 punti da recuperare su 9 disponibili è a dir poco improbabile per non dire altro, però comunque per migliorare ancora la posizione in classifica il Lecco di Foschi ha ampie, ottime possibilità. Prossima giornata in cui Renate andrà a Mantova, trasferta certamente ostica con una squadra che deve salvarsi, mentre il Lecco ospita la Pro Patria che ancora velleità di playoff. Tra l'altro volevo sottolineare anche che, oh, ma quanto sono efficienti i raccattapalle, che sono bambini ovviamente, come in tutti i campi a questi livelli, però sono veramente efficientissimi i raccattapalle. Ho visto diverse partite in questi ultimi anni, diverse per non dire tantissime, e devo dire che sono i migliori raccattapalle che ho visto in vita mia fino a questo momento. Devo dire grandi complimenti perché molto molto efficienti, molto molto efficienti. Comunque, al di là di questo, andiamo a parlare quindi delle formazioni. Partiamo da qui perché, allora, partiamo innanzitutto dal Renate. Un Renate che, stando a quanto riportano qui, si è schierato con un 4-3-3. Sì, poi in campo più o meno, però Furlanetto tra i pali, Angeli, Silva, Possetti, Colombini in difesa, Baldassin, Marano e Nelli a centrocampo con Malotti, Squizzato e Savoretti davanti, più o meno. Comunque 3-5-2 del Lecco con Melgrati tra i pali, Celiak, Battistini e De Ricci in difesa, Giudici, Bonino, Zambataro, Ilari, Lepore e con Zuccone e Magni lì davanti. Tra l'altro anche diversi calabresi, o meglio, diversi ex calabresi, Magni che vabbè a Catanzaro non ha mai visto il campo, ma vabbè, poi chi è che c'era pure? Baldassin ovviamente, che comunque a Catanzaro fece pure anche bene lo scorso anno, finché rimase poi. Comunque, chiusa questa parentesi, parliamo un po' della partita, un primo tempo giocato a buona intensità, le squadre comunque se la lottano, diversi capovolgimenti di fronte e manca un po' di precisione negli ultimi metri che condiziona il risultato perché poi si resta sullo 0-0. Si denota una partita in cui si gioca comunque molto su anche gli errori avversari e certamente sarebbero stati decisivi gli episodi anche per via dell'equilibrio. Nei primi minuti è più Renate a provare a fare la partita con un Lecco che pressa con intensità, in particolare nella propria metà campo. E lo fa, devo dire, bene per tutta la partita. Un Renate che ha un'occasione importante con Malotti, non la sfrutta, e tutto sommato, comunque, diciamo che
prova a fare la partita nonostante affronti una squadra che chiude bene gli spazi, che ribalta velocemente l'azione e che va bene, molto bene in verticale. Poi, nel finale entrambe comunque, provano ad aumentare i giri del motore, sono però, ripeto, diverse le imprecisioni negli ultimi metri che impediscono, la visione di, grandi, occasioni. Un Lecco che certamente poteva fare di più su diversi piazzati che ha avuto a sua, disposizione. Un Renate che gioca molto con Malotti, che viene spesso incontro, viene spesso a giocare ed è certamente centrale nella manovra offensiva della formazione di Dossena. Per il resto, una partita comunque in cui il pareggio è tutto sommato giusto. Secondo tempo invece che si accende fin dall'inizio, perché al 49esimo passa in vantaggio il Lecco di Foschi. Bel cambio di gioco di Zuccon per Zambataro che arriva al tiro con il destro, se non sbaglio, e buca le mani in tutti i sensi di Furlanetto che compie una mezza, anzi tre quarti di papera. Certo, il tiro era abbastanza forte, però lì il portiere la respinge con i pugni, gol non lo devi prendere in nessun modo, quindi certamente Furlanetto, così come anche Marano che ha permesso a Zambataro di tirare, comunque lì. Se vogliamo, ci sono anche delle percentuali di colpa all'esterno del Renate. Per il resto, un Renate che soffre un pochino in questa fase, nel senso, diciamo che cerca più di manovrare in orizzontale. La squadra di casa fa più possesso, prova anche a reagire dopo il gol subito, però non riesce a superare con incisività la tre quarti campo avversaria, non va in profondità, anche perché Lecco lavora molto bene in questo senso, concedendola poco. Ci sono pochi uomini che si fanno, che vengono incontro, comunque che cercano di creare spazi, di provare a creare qualcosa, e un Lecco che quindi è agevolato anche nella fase difensiva, oltre ad essere una squadra veramente rognosa. E tra l'altro in ripartenza il Lecco poteva chiuderla ben prima questa partita, perché al 52esimo, dopo un calcio d'angolo, Buso sbaglia tu per tu con Furlanetto, un'occasione clamorosa. E poi, come dicevo, inizia questo tiritera di occasioni da entrambe le parti. Prima Baldassina al 63esimo, dopo un cross di Squizzato e miracolo di Melgrati, però possiamo dire che è una delle poche occasioni che ha avuto il Renate. Per il resto, su un altro errore di Furlanetto, stavolta errore tecnico, diciamo, occasione sprecata da parte di Zuccon che non riesce a deviare in porta un bel cross di Zambataro sempre dalla sinistra. Quindi una partita in cui i ritmi comunque, se vogliamo, si alzano. Un Renate che devo dire, comunque col tempo, dopo la mazzata del gol subito e il secondo gol che quasi stava prendendo, ha acquisito un po' di fiducia, e più che altro è stato il Lecco che prima dei cambi si è abbassato un pochino tanto, e ha permesso quindi a Renate di uscire fuori, ovviamente, nonostante la ripartenza devo dire che la squadra di Foschi ha sempre creato dei grattacapi non di poco conto a Renate. Poi nel finale, tra l'altro dopo la traversa di Ilari, altra occasione clamorosa per chiuderla, per il Lecco, buona azione sviluppata sulla destra, Ilari da ottima posizione, sbaglio il rigore in movimento colpendo la traversa. Ecco, da questa occasione in poi il Lecco ha fatto molto bene la partita, perché nel finale, al di là dei minuti di recupero e di qualche cross di Colombini dalla sinistra, diciamo che Renate ha creato poco e anzi il Lecco ha gestito bene, ripeto, anche in fase di possesso, sembrava essere molto più pimpante, molto più sul pezzo fisicamente rispetto al Renate. Questa è stata un po' l'impressione. Un Renate poco lucido che poi nel finale ha avuto quel parapiglia su calcio d'angolo, salvataggio incredibile di Battistini dopo una mezza rovesciata di Malotti. Tra l'altro poi anche nell'angolo successivo, stesso tipo di azione, stesso salvataggio sulla linea, ripartenza Lecco, Zambataro trova Lahti appena entrato, che buca Furlanetto e trova il 2-0 al 95esimo a tempo scaduto. Lecco che quindi la chiude, poi nel finale parapiglia, espulso Baldassin, che potrebbe e sarà sicuramente un'assenza pesante per le prossime partite, però tutto sommato, al di là, ripeto,
di Renate che sicuramente nel finale doveva trovare il gol perché ci è arrivato vicinissimo, però non ha saputo creare pericoli con costanza durante l'arco della partita. La vittoria, secondo me, da parte degli ospiti è meritata, tutto sommato. Occasioni pericolose 2-4, bene, vi dico, due giocatori, due bene e due male. Bene Battistini, che comunque difensivamente ha lavorato abbastanza bene, oltre ad aver, ripeto, fatto un salvataggio incredibile nel finale. Molto bene Zambataro, che sono anni che è un ottimo calciatore, un ottimo esterno di categoria, giocatore di spinta, corre fino al 90esimo, fa avanti e indietro e ha anche buone doti tecniche. Oggi ottima prestazione. Male Baldassin, che a me piace come centrocampista perché si inserisce, perché ha qualità. Ha anche visione, oggi però troppi errori tecnici, al di là poi dell'errore, ma più che altro lì è il miracolo del portiere, perché comunque lui non è neanche un saltatore che dici poteva colpirla meglio, è alto 1,20 m, più di così cosa doveva fare. Però secondo me tecnicamente qualche errore di troppo lo ha commesso, così come anche Saporetti, che è stato trovato poco perché era due volte libero completamente e non l'hanno servito i compagni nel primo tempo, però tutto sommato da parte sua qualcosa in più mi aspettavo, per cui vi dico male. Comunque, a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.